Va bene, allora benvenuti. Siamo a questa seconda puntata dedicata a Spoke per Mozilla Hubs. Io sarò molto breve perché la maggior parte delle informazioni che saranno nutrite ve le presenterà tra poco Giovanna e Maria. Nel frattempo, io volevo solo dire una cosa, e cioè che Mozilla Hubs permette di fare molte cose interessanti e tra le altre cose abbiamo visto che ci sono delle cose potenti che si possono fare con Mozilla Hubs che prima, ad esempio, si facevano con Google Expedition o con altri sistemi. Google Expedition, per chi non lo sapesse, è un sistema di realtà aumentata. Più o meno realtà aumentata e realtà virtuale, che permetteva a un insegnante di trasportare i suoi allievi in ambienti via via controllati per fargli vedere e osservare delle cose. Su Mozilla Hubs non si fa realtà aumentata, in realtà quindi è leggermente diverso. Google Expedition, purtroppo, Google lo sta chiudendo, quindi è una possibilità in meno per gli insegnanti, perché veniva usato da quello che ho letto da diversi insegnanti, però Mozilla Hubs rimane in piedi, speriamo ancora a lungo. Vi ricordo che Mozilla a luglio ha licenziato un sacco di persone, il che era un cattivo segno, ma ha conservato, ha detto che vuole continuare a preservare, insomma, a portare avanti l'esperienza di Mozilla Hubs. Quindi quella si è salvata per il momento e speriamo che si salvi ancora per un po'. Quindi Google Expedition è uno degli esempi. Un'altra cosa che abbiamo visto negli ultimi anni, che è molto interessante per chi lavora nel mondo 3D, è TeamLink, che ogni tanto vi faccio vedere, e purtroppo è un prodotto semi a pagamento, nel senso che costa non una cifra elevata, ma sono quei. Quanti saranno? 30-40 euro all'anno, forse di più, 50, insomma, 8-10 euro al mese, insomma, una cosa che già dà un po' fastidio pagare. Però con TeamLink, cosa abbiamo in alternativa a Mozilla Hubs? Infatti, stavamo dicendo, allora, questo TeamLink è un'alternativa, però è a pagamento. E quindi io qualche cosa la farò perché hanno fatto ultimamente una espansione di TeamLink che permette di fare delle escape room, cioè dei quiz in pratica, cioè poter. Non è una buona alternativa a TeamLink, dice Laura Antichi. Altre alternative, vabbè, c'è Altspace che però non è possibile gestire all'interno di soprattutto classi piccole, cioè di K12, cioè praticamente scuole elementari e medie. Altre cose notevoli, io non ne conosco in dettaglio, parlando di mondi virtuali. Se qualcuno di voi poi sul forum, su Facebook vuole presentare qualcosa, ma ho il dubbio che l'unica vera cosa open source che esiste attualmente Mozilla Hubs. Alternativamente si possono fare delle applicazioni con i sistemi che abbiamo visto anche l'altro anno, che sono quelli, ad esempio, di usando Unity piuttosto che Godot. E infatti noi adesso nel prossimo anno faremo poi di nuovo delle lezioni insegnando a usare Unity e o Godot. E poi per i più piccoli invece rimane sempre interessante l'offerta Minecraft è ancora meglio Mindtest, cioè Mindtest è la versione open source. Poi ovviamente siamo aperti a tutto. Ah, e tra l'altro ecco, un'altra cosa che riprendiamo in mano il prossimo anno sarà OpenSim, in particolare Hypergrid. Hypergrid è un'iniziativa di viaggio che si può fare all'interno di OpenSim, e ci sono dei mondi pressoché infiniti, quindi è molto interessante e noi cercheremo proprio di portarvi di nuovo anche su OpenSim, che anche se
ormai vecchiotta come piattaforma, però per alcuni versi è ancora superiore, nettamente superiore, anzi per molti versi superiore a Mozilla Hubs. Blender lo portiamo sempre avanti, quindi non c'è problema. CoSpace invece mi aveva un po' deluso perché era molto interessante, ma anche lui come ThingLink costa. Merge è interessante perché pur essendo un po' a pagamento c'ha tutta una parte abbastanza fruibile che si può utilizzare. Godot invece è il motore alternativo a Unity che a me interessa molto, che ho un po' abbandonato negli anni passati perché non aveva un ottimo supporto alla realtà virtuale. Adesso sembra che sia migliorata, quindi lo vedremo meglio. Solo una cosa, non c'entra niente con stasera, ma qualcuno aveva chiesto come usare Blender in realtà virtuale. E ho verificato che chi volesse usarlo in realtà virtuale lo può fare usando gli Oculus Rift e gli Oculus Quest, col cavo però, cioè quindi una cosa un pochino complessina. Quindi per dire Eva, se volesse farlo, potrebbe farlo. Mentre invece io che sono un amante di HTC Vive, su HTC Vive ho scoperto che non funziona. Ma questo è un altro paio di maniche. Allora, io adesso lascio volentieri l'ospitalità e la condivisione di schermo conseguente. Non so se inizia Giovanna o Maria, dimmi. Maria. Inizia Maria. Quindi siete co-ospiti, mi sembra, quindi dovreste potervi gestire. Mi sembra di sì, ora proviamo. Se non è così, ditemelo che aggiustiamo. Io adesso mi disattivo video e audio fate voi. Un attimo perché mi sono accorta non ho condiviso l'audio e condivido anche l'audio. Allora, presentiamo stasera un po', andiamo un po' ad approfondire quello che abbiamo visto la volta scorsa su SPOC. Apriamo Mozilla Labs. Nel momento in cui ci troviamo nella pagina, nella home page di Mozilla Labs, clicchiamo su Create Room. Vogliamo partire questa sera da una scena molto semplice dove ci sono pochi oggetti, quindi vedremo due scene questa sera se riusciamo a caricare. Una dove ci sono pochi oggetti e una dove invece ce ne sono un po' di più, dove caricheremo noi tante altre cose. Allora, la scena da cui partire, abbiamo scelto con Giovanna, è Rolling Hills, perché presenta una foto, un'immagine a 360 gradi. Vado io, la prima cosa che dobbiamo fare è andare su Room Scene Info, cliccare, quindi dopo aver scelto la scena, e cliccare ancora su Remix in SPOC, che mi permette di fare delle modifiche a una scena di partenza, mi permette di partire anche da zero, ma mi permette, quello che dicevamo la volta scorsa, di modificare una scena a cui è stata data la proprietà di poter essere modificata. Allora, questa scena, dicevo prima, è molto semplice perché, a parte questi spawn point che ritroviamo qui, vedete qui nella gerarchia, li vediamo tutte e quattro, ripeto che gli spawn point sono i punti dove si appare quando si carica la scena come stanza. Poi troviamo pochissime altre cose, quindi troviamo dei modelli 3D, e troviamo soprattutto quello che volevamo fare, e poi questa staccionata, che è tutto questo gruppo fence, che possiamo chiudere in modo tale da ridurlo, c'è l'erba, e poi c'è questa immagine a 360. Volevamo farvi vedere proprio l'immagine a 360 per vedere insieme come si fa a caricarne una, a partire per esempio da una scena dove l'immagine è già. Quindi per poter fare questo, vedete che io ho cliccato su 360, qui sotto abbiamo un link.
io voglio sostituire questo link con una mia immagine. Vado su My Assets, ho già in passato, io mi trovo degli elementi che ho già caricato, posso anche raggruppare gli elementi per categorie, vedete c'è modelli, immagini, quindi i modelli sono provengono da Blender o modelli che sono stati scaricati in qualche modo, immagini, video e audio. Partendo su immagini, per poter sostituire questo link, posso ricavare il link direttamente dall'immagine che io ho già caricato con Upload, quindi si caricano in modo molto semplice utilizzando Upload. Quindi questa immagine l'ho già caricata, clicco col tasto destro e vado su Copy URL. A questo punto ho copiato l'URL, vado a sostituire quello dell'immagine che mi dava la scena. Quindi con Ctrl+V lo sostituisco e premo invio. In questo momento l'immagine che avevamo in precedenza, un attimo, la condivisione purtroppo rallenta anche la possibilità di poter avere la velocità. Quindi l'immagine che avevamo in precedenza è stata sostituita dalla mia immagine di partenza. È molto grande, abbiamo notato che è molto grande, quindi conviene ridurlo un po'. Magari portare tutto, vedete qui c'è la scala, porto tutto a 500. Qual è il problema? Il problema è che quando più noi riduciamo la scala in base anche alla tipologia di immagine che noi abbiamo, più l'immagine si incurva. Adesso magari non si nota perché la scala è ancora molto grande, ma l'immagine, se io vado fuori con lo zoom, mi allontano sempre di più, non è altro che proprio una sfera, quindi è un'immagine sferica. Mi avvicino nuovamente e vediamo che sono di nuovo qui nella zona dove c'erano. Vedete che sotto c'è l'altra parte di mia immagine perché qui, questa zona qui, è coperta dall'erba. Qualcuno la volta scorsa ha chiesto se si potevano modificare colori, texture, eccetera. Allora, abbiamo visto che se per esempio io vado ad aggiungere nella mia scena, vado ad aggiungere per esempio del pavimento, quindi vado su Architecture Kit e prendo Floor, ad esempio prendo un pavimento 4x4 e lo trascino nella scena, mi avvicino un po', ok, lo sposto, un attimo perché è coperto dall'erba, quindi mi metto un po' qua e vedo che fra le proprietà del pavimento mi dà la possibilità di variare il materiale sul top e il materiale sulla parte bassa del pavimento stesso. Quindi adesso lo ingrandisco in modo tale da vedere insieme la tipologia del materiale che è stato caricato. In questo momento c'è questo tappeto uniforme, ma io qui posso scegliere per esempio cemento e quindi scegliendo il cemento, dandogli il tempo di caricare, avrò un effetto completamente diverso, oppure posso scegliere mattonelle di ceramica e avrò le mattonelline classiche di ceramica, oppure il granito, potrebbe essere quello che praticamente si avvicina un po' di più alla scena che noi abbiamo, perché questa foto che vediamo qui, che vediamo male perché è ancora molto grande, volendo potremmo anche ridurla, anzi adesso la riduciamo un pochino, è praticamente una foto che ho scattato io, quindi è una foto a 360 che ho scattato io con il mio telefonino utilizzando Street View, come il capo qui ci ha insegnato a fare. Allora, se andiamo qui su 360 e diminuisco un po' lo zoom, quindi non zoom, scusate, la scalatura, allora vedo che la mia immagine adesso si vede un po' più piccola, allora ho capito qual è il problema è che se guardiamo bene, vediamo che l'erba si trova totalmente nella parte alta dell'immagine, quindi bisogna lavorare un po', nel senso che ho praticamente questa immagine, la salgo, quindi la sollevo in modo tale da avere un po' l'effetto del 360 che prima non vedevo perché praticamente era tutto sotto terra, e adesso muovendomi
riesco a più o meno a vedere attorno, c'è anche la mia macchina, quindi riesco a vedere attorno tutto quello che mi circonda in modo molto curvo. Quindi questo era soltanto per dare l'idea dell'immagine 360. Adesso invece passiamo all'altra scena, che è la scena più complessa e di cui vi daremo il link in modo che anche voi potrete remixarla e fare la prova a farlo mentre lo facciamo noi. Allora, vado, non salvo questa, quindi vado su Back to Project, quindi non la salvo perché non mi interessa salvarla, altrimenti avrei potuto farlo, e scegliamo, se vado su New Project e qui su Search, scrivo Holiday, sicuramente qualcuno di voi l'avrà vista la scena, perché è una scena che in questo momento si vede subito non appena si apre Mozilla, abbiamo visto anche poco fa quando io ho aperto Mozilla, la scena che mi è comparsa è proprio questa, quindi la scena è relativa al Natale. Allora, vediamo un po' come fare, il tempo di caricarsi, a passarvi il link, perché ho fatto delle prove prima, scusate, ma i tempi di preparazione non sono stati esagerati. Allora, io volevo provare a fare questa cosa, file, save project, anche se il progetto non ho fatto nessuna modifica, e poi pubblico su Hubs, perché poco fa ho provato a passare direttamente questo link, ma non funzionava. Quindi publish su Hubs. Salazar, se c'è un altro modo, dimmi. Quindi ho dato il permesso di remixare, save and publish. E publish scene. È un po' lento perché praticamente i modelli che sono compresi all'interno della scena sono dei modelli che sono anche abbastanza pesanti, quindi impiega un attimo anche per il salvataggio, però ne vale la pena perché è veramente carino. Anche per festeggiare gli ultimi giorni di scuola insieme ai ragazzi potrebbe essere utilizzato, inserendo ovviamente degli oggetti che possono esserci utili anche dal punto di vista didattico o anche dal punto di vista ludico. Adesso vediamo insieme come cosa inserire, degli esempi proprio di oggetti ed elementi da inserire. Ok, view. Allora, questo lo posso condividere. Quindi, Ctrl-C, vado in Zoom, se ci riesco. Aiutatemi. Ok, chat. Devi andare in basso, c'è la chat. In basso ok, chattare, qua sopra, qua l'ho trovata. Allora, lo inserisco qua. Allora, se prendete la scena, potete adesso fare esattamente quello che sto facendo io, se volete, altrimenti poi vedete con calma la registrazione e lo farete poi con calma. Quindi qua chiudo e continuo il mio lavoro. Allora, cosa volevo farvi vedere? Innanzitutto volevo farvi vedere come si può fare a inserire un video direttamente da dentro Spot. Perché abbiamo visto che si può fare anche direttamente da Mozilla, quindi dal viewer, però anche da Spot io posso inserire un video. Mi sto spostando in questa direzione perché voglio inserire il video, visto che gli spazi sono pochi, ci sono molte finestre, voglio inserire il video esattamente in questo punto. Allora, fra gli elementi sotto abbiamo video. Allora, un attimo, dov'è? Eccolo qui. Lo prendo e lo vado ad attaccare alla parete. Nel momento in cui l'ho preso, vado a controllare il cielo sfarfallio, quindi questo mi fa pensare che questo video ha bisogno di essere leggermente spostato verso fuori, cioè verso l'interno della... No, non è questo, quindi un attimo, l'ho spostato al contrario, ok, va bene, per ora lo mettiamo qui e lo ingrandisco o utilizzando questo, quindi mi compare
questa cosa e posso ingrandirlo e poi spostarlo mediante le frecce. Ok, qua potrebbe andare bene. Adesso vediamo se la parete più o meno si è attaccato, circa, penso di sì, e vado, vedete che qua sotto al solito c'è un URL. Io ho già preparato nel mio desktop, perché vi dico che non è stato semplice, video Natale, SPOC, ho preparato il link, ho voluto utilizzare Vimeo, perché abbiamo notato che a volte YouTube dà dei problemi, quindi dà soltanto un numero limitato di possibilità alle persone che stanno caricando dei video su Mozilla, e un Mozilla o YouTube non è chiaro questo, e quindi ho preso questo video da Vimeo e adesso posso per esempio far vedere. Posso anche settare alcune di queste caratteristiche che sono sotto, per esempio se il video parte da solo, se deve andare in loop, quindi se nel momento in cui finisce arriva alla fine ricomincia da capo, se fare apparire controlli, la tipologia di audio. Questo è anche ancora un po' da studiare. Allora, io il video ancora non lo vedo perché non ho premuto invio, ma anche dopo aver premuto invio potrei anche continuare a non vederlo. Infatti vedete che per ora vedo il classico simbolo che si vede quando l'immagine non è caricata, però ho notato che poi quando andremo in Mozilla in effetti il video si vede e si sente. La scalatura è diminuita, la aumentiamo un po', magari la portiamo a 3, in modo tale da averlo più grande, forse anche a 4. Scusa, puoi provare a premere il play in alto che dovrebbe in teoria far sì, vedere i video? Vediamo. No, poco fa credo di averlo provato, ma non funzionava. Però poi nella scena funzionava. No, allora niente, quindi probabilmente okay. C'è un piccolo difetto. Sì, no, nel preview non funziona. In teoria era fatto per fare queste prove, ma vabbè. Sì, però ho visto che scompare al massimo soltanto quando io premo il play, non vedo la griglia. Cioè, l'unica cosa che... E poi mi muovo un po' in modo un po' più agevole, però non so, il video non si vede. Allora, questa è una cosa che volevamo farvi vedere. Un'altra cosa che volevamo farvi vedere sono i teleport, che mi permettono di passare da una parte all'altra della scena. Allora, andiamo fuori, perché questa scena ha anche una bella atmosfera natalizia, anche di neve, pupazzi di neve, eccetera. Allora, possiamo fare in questa maniera. Sono due passaggi ed è importante capire bene questi passaggi che si devono fare per poter utilizzare il teleport. Allora, per esempio, inserisco un pannello all'interno del quale andare ad appiccicare un link. Questo pannello lo prendo per esempio Google Poly, andando a scrivere qui sign, che vuol dire cartello, metto science, che forse non so perché, vediamo se lo troviamo, forse era Sketchfab che è lì. Allora, forse era su Sketchfab, ce n'era. Maria, l'abbiamo preso su Sketchfab. Esatto, grazie John. Allora, science. Eccolo. Ok, il cartello molto semplice è questo, quindi lo mettiamo qui. Perfetto. Allora, senza togliere il click dal cartello, vado di nuovo in Element e vado a scegliere link. Questo link, se io lo avvicino qui, me lo appiccica direttamente al cartello. In questo momento non lo vedo, forse l'ha messo dietro. Vediamo un po'. Però non ha importanza vederlo, l'importante è sapere che link ci sia. Allora, nel link per ora non metto nulla, però sappiamo che qui c'è questo link e vedete che c'è un URL che è vuoto, dove andremo a scrivere qualcosa. Intanto cambiamo il nome del link. Questo link si chiama Vai Dentro. Possiamo scrivere in inglese, possiamo scrivere quello che vogliamo. Stiamo dando soltanto un nome al link. Quindi è il link Vai Dentro. Io adesso mi muovo, vado in effetti dentro, perché devo andare a stabilire qual è il punto dove quel link mi deve portare.
Io voglio che mi porti qui, per esempio, davanti all'albero di Natale. Allora, cosa faccio? Prendo un waypoint e lo vado a posizionare qui, vicino all'albero di Natale. Vedete che adesso ho questo waypoint. Lo sistemo, lo posiziono dove voglio teletrasportarmi quando cliccherò su quel link. Quindi lo metto proprio qui davanti all'albero. È girato. Vedete che, allora, i waypoint... No, non è girato, è messo correttamente. Il waypoint ha sempre una freccetta. Questa freccetta mi indica in quale direzione guarderò io nel momento in cui praticamente utilizzerò il teleport. Siccome voglio guardare l'albero di Natale, stiamo vedendo invece che sto guardando verso fuori, provo qui nella Y, quindi ruoto attorno alla Y, che è l'asse verticale, ruoto di 180 gradi. E adesso la freccetta, se guardiamo insieme, vediamo che è diretta verso l'albero di Natale, forse un po' troppo vicina. Quindi la spostiamo un pochino più indietro. Allora, questo waypoint lo devo rinominare. E lo rinomino, per esempio, allo stesso modo come ho rinominato, come ho nominato il link. Quindi lo chiamo Vai Dentro. E stiamo Maria, attenti. Sì? Forse ci devi mettere il cancelletto. No, il cancelletto lo devo mettere nel link, John. Ah, ok. Allora, il Vai Dentro devo ricordarmi esattamente come si chiama, perché mi servirà, oppure faccio copia e incolla. Quindi posso copiarlo, quindi faccio Ctrl-C, perché il nome adesso lo dovrò andare a mettere nel link che avevo inserito fuori. Vi volevo fare notare alcune cose. Giovanna poi vi farà vedere a cosa servono tutte queste caratteristiche. Quando io uso il waypoint come teleport, tutte queste devono rimanere non spuntate, perché questo mi permette praticamente di utilizzarlo come teleport. A questo punto vado, ritorno nel mio link. Che era appiccicato il cartello. Ops. Scusate, mi sono persa. Allora, possiamo fare, ecco, il link è qui, ma il modo migliore per muoversi è chiudere gruppi. Ok, particelle, vedete che ci sono tantissime cose. Man mano la gerarchia inserisce in fondo ciò che noi man mano stiamo aggiungendo. Allora, questo è il simbolo del link. Lo apro, vedete che si trova qui, quindi quando io clicco praticamente mi porta esattamente nell'elemento che ho cliccato, ho fatto doppio clic, e qui dove c'è URL inserisco cancelletto e incollo. Quindi vai dentro e premo invio. Allora, il fatto che io non stia vedendo nulla mi fa pensare che questo link in effetti sia troppo incassato. Quindi lo sposto un po', esatto, adesso lo vediamo. Però lo vediamo ancora come link. Lo vedremo nella scena, vediamo come si vede nell'anteprima. Vediamo se questo me lo fa vedere. No, neanche questo mi fa vedere. Allora, andiamo a vedere l'effetto che ha avuto questo link. Salviamo la scena. Quindi file, save project, oppure Ctrl S. Salviamo. E clicchiamo su Publish to Hubs. Ho il dato sempre permesso di remixare, quindi ricorda l'ultima scelta che avevo fatto. E clicco, questo lo chiudo perché ho paura che poi salti tutto. Chiudo anche questo. Ok, publish scene. Vediamo se funziona, speriamo di sì. Quindi abbiamo fatto due cose. Una, abbiamo inserito un video. Due, abbiamo inserito un teleport, quindi dobbiamo verificare se nella scena in effetti questi due elementi che io ho inserito sono funzionanti oppure no. Quindi siamo quasi all'80%, adesso andiamo a vedere. Ovviamente avrei potuto anche inserire un teleport che poi da fuori mi riporta dentro. Clicco su View Scene
e creo una stanza con questa scena. Sta caricando. Vedete che già ha dato un nome di fantasia. Entriamo nella stanza. Entriamo. E sentiamo già una musichetta. Allora, la musichetta era il mio video natalizio, che sto notando adesso che sono entrata. Vedete, le dimensioni non corrispondono esattamente a quelle che avevo stabilito, ed è anche leggermente spostato dal muro, anche se questo sospetto sinceramente non l'avevo avuto. Allora, volevo farvi notare che vicino all'albero non vedo nulla. Il waypoint che io ho inserito, c'è un modo di vederlo, ma lo vedremo dopo, però io adesso in questo momento non lo vedo. Vado fuori, dovrei andare nel mio cartello. Che non sto vedendo. Ah, eccolo qua. Allora, guardiamo innanzitutto che cosa è successo. Guardiamo che è comparso. Dove poco fa c'era... si vedeva solo la forma del link. Adesso c'è un'anteprima. Vediamo se riesco a farvelo vedere. È un'anteprima della scena dell'interno della casa, e quando io ci vado sopra con la manina mi compare go to, clicco e mi sono ritrovata esattamente davanti all'albero di Natale. Allora, come faccio a vedere Waypoint? Poi Giovanna vi farà vedere tutte queste cose bellissime. Per vedere Waypoint premo la barra spazio, aspettate un attimo. Il teleport non si vede con la barra spazio? Credo di... Pensavo di sì, invece il teleport continua a non vederlo neanche. Il teleport non si vede, ma si vedono tante altre cosine che adesso scopriremo insieme. No, Maria, il teleport non si vede, sì, ed è giusto così. Deve essere nascosto. Il teleport è nascosto. Allora, Giovanna, io adesso ti devo un attimo passare la scena. Sì. Quindi vado qui. Vado su Room e Scene Info, credo che, allora clicco un attimo e penso che passando di questo link, penso di sì, vediamo, proviamolo. Sì, sì, da una scena all'altra. Rossano, cosa... Allora, tu puoi inserire all'interno della stanza, puoi inserire un'altra scena direttamente copiare. Non mi ricordo se Salazar ha fatto vedere l'altra volta. Sì, con ne abbiamo discusso praticamente. Va bene, adesso magari lo facciamo vedere dopo. Allora, Giovanna, sto copiando qui. Aspetta un attimo, CTRL V, perfetto. Allora, cliccando su questo dovresti poter continuare a lavorare alla stessa scena che avevo inserito io. Ok, ci provo. Quindi interrompo la condivisione. Sì. E chiudo il microfono. Allora, per rispondere a Rossano, in realtà abbiamo visto con Sal che c'è la possibilità di passare da una scena a un'altra inserendo il link della scena all'interno della nostra chat con il pulsante slash scene, e quindi in questo caso tu c'hai la possibilità di teletrasportare tutti i presenti in quella stanza e avere una sorta di tour. Ecco un po' quello che diceva Sal, la possibilità di imitare, emulare Expedition, perché proprio, che poi in realtà più che Expedition a me ricorda molto To Creator, cioè la possibilità di andare da una scena ad un'altra. Con il link, secondo me, si può fare anche, però di fatto qual è l'utilità di avere un teleport possibilmente all'interno di una scena? Nelle lezioni iniziali che abbiamo svolto con voi c'è stata una lezione che Sal ha fatto con Cristiana, e Cristiana ci ha fatto vedere quella bellissima scuola
come era fatta questa scuola? Aveva una parte, un istituto proprio al centro con una serie di aule che potevano essere utilizzate dai ragazzi, ma la particolarità era che all'interno di questa stanza c'erano altri edifici, altre aule dislocate rispetto al plesso centrale. E la possibilità di utilizzare il teleport per spostarsi da una stanza ad un'altra dava una risorsa appetibile. Qual è questa risorsa? Cioè la possibilità di suddividere i ragazzi in piccoli gruppi, e in questo caso utilizzando il teleport i piccoli gruppi, quindi i gruppetti di una stessa classe, vengono dislocati e hanno un utilizzo dell'audio in maniera locale. Cioè se io sono nel plesso centrale non sento le voci di chi è dislocato nei vari laboratori circostanti. Il docente in questo caso ha invece la possibilità di passare da un gruppetto ad un altro utilizzando il teleport, e quindi fare da supervisore o da mentor, e quindi cercare di andare a vedere quello che sta succedendo negli altri gruppetti. Diciamo che l'utilizzo che noi abbiamo ravveduto proprio nel teleport all'interno di una stessa scena, pensiamo possa essere questo, però questo è una delle varie interpretazioni che si possono utilizzare. Allora adesso io molto più banalmente vi farò vedere che cos'altro possiamo inserire all'interno di una scena. Cioè se consideriamo che da quando utilizziamo Hubs, mi pare che siamo quasi un annetto, poco più, poco meno, e devo dire che sono stati fatti dei passi in avanti che però sono sostanziali, perché la possibilità di poter aggiungere degli elementi all'interno di Spock produce due effetti che sono significativi. Uno, quello di poter costruirsi l'immagine a mio piacimento, personalizzarla, magari partendo, come abbiamo fatto noi, da una immagine già esistente che già è precostituita. E io me la personalizzo, inserisco dei video, inserisco degli elementi che poi non mi permettono di appesantire eccessivamente poi la mia scena, o quella che poi vado a utilizzare con Mozilla. Quindi questa è una cosa che effettivamente è gradevole per chi deve svolgere un'attività didattica all'interno di Hubs. E l'altra cosa è quella, la possibilità quindi che tu hai degli oggetti che restano lì, che diventano di contorno, e quindi poi la tua scena invece può essere arricchita con altre cose magari utilizzate soltanto dai ragazzi. Allora adesso io rivado a rifare il remix Spock dell'immagine che ha già manipolato Maria mettendo il teleport. E che succede? Non me la dà. Mi fa lo stesso errore che ci faceva pomeriggio. Giovanna, ti diceva che non riusciva a caricare il video. Puoi andare avanti, vai avanti, è soltanto il video che non prende. Perché il video non se lo carica? Non so, forse perché non hai tu il link, non so. Quindi il link non c'è, guarda, infatti non me lo dà. Ho capito. Allora, io credo che sia un piccolo bacchetto questo. Cioè, tu dici? No, non è nulla di preoccupante. Ho visto ben di peggio. Va bene, allora io vado avanti, non mi devo preoccupare. Vai, vai. Va bene. Allora, adesso cominciamo ad analizzare un po' la scena. Che cos'è uno spy point? L'abbiamo visto. Sono quei punti di ingresso che in questo caso specifico, vi faccio vedere, sono inseriti in questi ingressi un po' angusti effettivamente di questa stanza. Peccato, perché è molto bella, però ha un ingresso da questa parte e un ingresso diametralmente opposto. Ce ne sono tre da un lato e tre dall'altro. Tutti invece questi signori che sono qui seduti non sono degli spy point, ma sono dei waypoint. Che cos'è? Allora c'è questa sorta di differenza. Il waypoint è quello che noi adesso andremo a utilizzare per permettere, che in realtà poi non è proprio così, diciamo, per dare l'idea a chi arriva e ci clicca sopra di stare seduto. Infatti questi waypoint, vedete, sono stati distribuiti nelle poltrone o vicino al tavolo del bar, e poi c'è qui anche un tavolo da gioco che è inserito qua. Nel frattempo che io mi sto muovendo, voi già potrete cominciare a vedere che la stanza ha già in dotazione anche dei frame.
anche abbastanza grandi, quindi questi rettangoli che sono alla parete e che hanno questa cornice retinata che io sto in questo momento vedendo, significa che mi consentono all'interno della scena di inserire delle immagini, come già abbiamo visto quando abbiamo fatto il museo virtuale con Salazar, oppure dei video, o vedremo anche degli oggetti. Ma andiamo in questo momento a vedere come possiamo inserire un waypoint. Avevo fatto, ecco, guardate, qua stiamo vedendo per esempio, ecco, il teleport che ha utilizzato Maria, che si vede soltanto in Spock, e adesso io cercherò, se ci riesco, di inserire nella scena un oggetto tridimensionale. L'oggetto tridimensionale che vado a recuperare dalla mia biblioteca, credo che sia, era Google Poly, o era, sì, era Google Poly, e un pianoforte. Quindi mettiamo, aggiungiamo all'interno di una di questa scena un piano che però ha già una sua seduta. Vediamo se riesco a trovarlo, eccolo qui, e lo inserisco in questo punto. Questo oggetto abbiamo visto che è molto piccolo e quindi devo andare a modificare la scala, in questo caso utilizzando il link così com'è, quindi non spezzandolo, perché vado a modificare tutte e tre le dimensioni. Mi pare che avevo messo uno 0,4, non me lo ricordo più. Ci provo, vediamo, era 0,4, sì, non mi scrive, perché? Ok, ecco, è successo esattamente quello che era successo oggi. E mi scompare questo pianoforte. Fra l'altro oggi, no, qua non c'entriamo completamente niente, aspettate, devo andare a prendere... Perché è diventato troppo grosso. Sì, no, oggi ho avuto questo problema, è tutto un pomeriggio che ci lavoro con questo pianoforte. E... aspetta che faccio una cosa, guarda, provo a entrare nuovamente nella stanza. Lo rimetto. Non riesco a dare la dimensione corretta. E se no farlo con le... invece che da lì, farlo... probabilmente perché stai registrando adesso. Non so se... non lo so, oggi pomeriggio ho avuto questa difficoltà, poi avevamo risolto, ma evidentemente ritorno. Aspetta che riprovo. Faccio un altro tentativo, poi magari lo vado a pescare. Allora, rimetto il piano, che è questo, lo metto qui, e devo mettere 4. Vediamo se stavolta... non so dove se ne va. Niente, non ci riesco. Perché poi non lo sto più neanche più vedendo, è come se scomparisse. No, Giovanna, è quello che si chiama Potato Made Piano. Ne hai ah, due. Guarda dov'è? Sì. Ne hai due. Aspetta, aspetta. Se io invece di ingrandirlo lo porto un pochino più fuori, ma non capisco dove va. Provo a mettere 2. Ok. Provo a mettere 4. Ecco, appena io lo tocco mi scompare. Allora, adesso potete piano e mi ricompare 0. Niente, non riesco. E se invece di farlo dai numerelli lo fai con lo scale di lì, cioè ampliandolo dal mouse? Proviamo, aspetta, allora. Però metti un altro adesso. No. Adesso per... con 0, secondo me ti disturba il fatto che stai registrando. Non lo so. Cancello. Aspetta un attimo. Cancellali tutti e poi prova a modificarli con il... Allora, lo metto qui e sì. Ci siamo. Adesso sono con lo scale e dovrei, sì, per scalare, devo fare col tasto destro, giusto? Lo clicchi e lo draghi. Non... Sì, vedi, è più semplice. Sì, hai ragione. No, ma pomeriggio poi siamo riuscite, però con difficoltà, devo dire, e devo essere sincera. Mi modifico anche
lo snap, così mi viene più semplice anche sollevarlo ed eventualmente spostarlo. In ogni caso, adesso io proverò a vedere, vabbè, tanto non ha importanza se dove è messo, ha poca importanza. In realtà dovrei soltanto considerare questa la posizione della Y, che dovrebbe essere zero, quindi dovrebbe essere sul pavimento. A questo punto io mi devo andare ad inserire adesso. Ok, inserisco il mio swipe point. Lo vado a pescare su Elements. Mi ingrandisco questa parte. Ed eccolo qua, waypoint. Questo waypoint lo vado a posizionare, è gigantesco. Boh, stasera tutte cose mi stanno capitando male. Vediamo, ma proverò a spostarlo e lo dovrei a questo punto andare a posizionare esattamente in corrispondenza del mio sedile. Quindi più o meno lo sposto così, adesso poi lo faccio ad occhio, ma in realtà è conveniente non farlo ad occhio ma lavorarci sopra con i numeri. Infatti adesso è quello che farò. Ok, ecco, questo è il discorso che faceva prima Maria. In pratica questo swipe point va ruotato. La rotazione la devo dare, quanto sarà? 90? Meno 90, Giovanna. Meno 90. Dovrebbe essere. Ok, ecco, adesso dovrebbe andare. Ecco, quando io adesso poi andrò a pubblicare questa scena mi consentirà al, qualora questo pupazzo sia posizionato bene, ma non lo è, di andarmi a sedere esattamente in questo. Anna, devi flaggare un paio di cose nelle caratteristiche. Aspetta, aspetta, però me lo volevo posizionare, non riesco a posizionarlo correttamente. Facciamo finta che sia così. Ok, e scendo un pochino. Ok, vediamo un po' che cosa devo andare a posizionare. Allora, che può essere occupato? Perché altrimenti io ci clicco sopra, ma non mi dà la possibilità di occupare il posto, quindi di sedermi sullo sgabello, che sia cliccabile e che sia disabilitata la possibilità di movimento. Quindi in realtà quando noi utilizziamo il waypoint per come seduta del nostro avatar, queste sono le tre cose che dobbiamo andare a considerare. Quindi può essere occupato, infatti io lo occupo, quindi cliccando sulla barra spaziatrice ho la possibilità di andarmi a occupare uno di questi waypoint, deve essere cliccabile perché altrimenti non posso occuparlo e poi deve avere la possibilità di non muoversi, cioè di non spostarsi da un punto ad un altro. Altra cosa, allora questo per quanto riguarda il waypoint, poi magari lo vediamo nella scena, sicuramente sarà alto. Non lo so. Adesso andiamo a vedere invece come possiamo inserire un frame. Come si inserisce un frame? Allora io qui ho un tappeto e adesso vi farò vedere che possiamo inserire un frame che magari potrà diventare un oggetto tridimensionale e quindi potrebbe diventare un tavolino, per esempio, su una tavola imbandita, qualcosa che possiamo utilizzare per festeggiare il nostro Natale. E vado a scegliere tra gli elementi il mio frame, che è l'ultimo, e lo piazzo a questo punto nella parte centrale. Ecco, eccolo qua. Chiaramente questo frame è un po' grande, adesso lo andiamo a ridurre e non solo andiamo a ridurre, andiamo a vedere anche che cosa mi comunica questo frame. In questo momento il frame, il media che può contenere il frame è soltanto un 2D, ma in realtà io cliccando sulla freccetta qui sotto in corrispondenza alle proprietà posso decidere di inserire anche un modello oppure soltanto delle immagini o tutte le cose possibili, quindi tutte queste possibilità, oppure un video. Nel caso specifico io utilizzerò la voce modello in modo così poi da poter avere la possibilità di inserire un piccolo tavolo. Vado, la posizione della Y mi va bene, quindi è posizionato sul pavimento anche se in realtà è al di sotto della griglia e mi devo andare a gestire la sua
la sua scala, quindi possibilmente faccio, vediamo, uno 0,50, forse piccolo, sì, ciao, 0,50, va bene, 0, questa la faccio un po' di meno di 0,50, faccio 20, così facciamo un tavolino basso, e questo faccio 0,5, ok, dovremmo esserci, se non ci sono altri problemi. Abbiamo inserito un tavolino che magari mi sollevo leggermente. Quindi qua avremo la possibilità di mettere un oggetto tridimensionale. Ultima cosa che vi faccio vedere, sempre relativamente alla possibilità di aggiungere un frame, è quello che già abbiamo visto quando abbiamo fatto il museo tridimensionale con Sal, ovvero la possibilità di inserire dei frame a parete. Quindi utilizzo ancora una volta il mio frame, questa volta il frame andrà a posizionarsi sulla parete, eccolo qua, e lo devo chiaramente gestire. Me lo sposto leggermente, lo facciamo un pochino più avanti, provo a modificare. Allora, in questo caso lo spessore dovrebbe essere la Z, e quindi faccio 0,5, no, sì, 0,5, perfetto, vedo che già c'è uno sfarfallio, quindi andate sempre a controllare che lateralmente l'oggetto non sia eccessivamente all'interno della parete, né tantomeno eccessivamente all'esterno. Se, come abbiamo fatto nel caso del museo virtuale, pensate di aggiungere delle cornici, perché chiaramente i frame che abbiamo aggiunto in questo momento non sono immediatamente visibili quando sarà pubblicata la scena. Questi frame saranno visibili soltanto quando io proverò ad inserire un oggetto. Allora, se io voglio dare un segno della presenza di frame all'interno della stanza, posso utilizzare il sistema che ha utilizzato Sal quando ha fatto il suo museo, ovvero la possibilità di inserire delle immagini o che non erano altro che delle cornici. Nel caso specifico entra un po' in contrasto l'utilizzo dell'immagine che va appiccicata sulla parete con il frame che deve essere leggermente spostato, quindi l'immagine deve essere sempre più indietro rispetto allo spessore del frame. Io non so se questo frame va bene, mi sembra un pochino eccessivamente spesso, provo a ridurre un altro pochino, vediamo, mettiamo un 40 e lo porto un pochino così. Se fa questo sfarfallio vuol dire che già non va bene, forse così dovrebbe andare. Ok, allora adesso proverò a pubblicare la scena. All'interno di questa stanza ci siamo accorte che ci sono altre cose che in realtà andrebbero ancora esplorate ed ispezionate. Una cosa in particolare, ve la faccio vedere, è l'utilizzo delle particelle che c'è all'interno del camino. Cioè il camino, la fiamma del camino in particolar modo, è costituita da piccole particelle che si muovono. Così come c'è all'interno sempre di questa stanza un tavolo, non riesco a muovermi, ma sarà veramente la condivisione che stasera mi sta dando dei problemi. Allora, c'è all'interno di questa stanza c'è questo tavolo, eccolo qua, che mi dà, provo a cliccarci sopra, la possibilità di interagire. Cioè io posso prendere una pallina che è presente sul tavolo e lanciarla all'interno dei bicchieri. È il gioco interattivo. Forse non in questa scena, perché se voi provate a cercare la Holiday, questa scena natalizia, ce ne sono due. Una che è priva dell'albero di Natale, che invece presenta questo oggetto tridimensionale, che invece qui, se ci fate caso, in questo momento non funziona. Non è utilizzabile in maniera interattiva. Sono uscita di nuovo, provo a rientrare, aspettate che ci vado direttamente da qua, e adesso proverò a pubblicare la scena. Dov'è il camino? Forse qua. Allora, mi muovo malissimo stasera. Ah, proprio male, 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 male.
proprio delle difficoltà. Boh, sarà anche la scena che è eccessivamente... Ma oggi non ce l'ho avuta. Va bene. Allora, proviamo a pubblicare la scena. Mi pare che ci siamo. Abbiamo inserito il frame parete, abbiamo inserito il frame sul tappeto. Pubblico. Salvo e pubblico. Quindi file. Potrei pubblicare direttamente. Ok. È pubblico. Il remix, aggiungo qui modificata e vado. Sospetto che dalla linea che c'ho oggi mi farà soffrire. Non mi ha fatto soffrire. A meglio sto zitta. Riusciranno i nostri eroi a vedere la pagina, la scena pubblicata? Guarda, mi ha dato subito un uploading di al 100%, però in realtà ancora non va. Perché ha fatto l'ottimista. Cioè... Ok, proviamoci. Allora entro. Magari adesso ti do il link. La scena è veramente carina, però siccome è eccessivamente pesante, loro hanno utilizzato nella prima tutti questi oggetti tridimensionali che sono interattivi, il camino con... Ah, guarda che il video adesso si sente. Sì, sì, perché il problema era solo in spoke che non lo vedi da dentro. Comunque noi perché, non... perché adesso sono fuori? Guarda dov'è il video. Mi ha portato in un posto completamente diverso. Sì, che magari lì c'era... No, Giovanna, penso che stia caricando perché il fuoco si vedeva in mezzo alla neve. Ah, ecco. Vediamo adesso se funziona tutto quello che abbiamo messo. Sì, probabilmente è una linea non velocissima. Sì, oggi no, oggi ho problemi, ma è stranissimo perché io ho la fibra. Non lo so oggi che cosa ci è venuto. Proviamo. Allora, proviamo a vedere intanto se funziona la mia seduta. E non la vedo. Guarda. Non per funziona vederla niente. Devi premere lo spazio, no? Sì. Lo so. Sto premendo lo spazio. O non mi carica... Puoi passare il link della stanza? Lo puoi passare? Sì. Che sia un tuo problema. Ok, provo. Sì, provo anch'io. Dov'è la chat? Chat. Ok, trovata. Provate voi perché a me non mi sta rispondendo nulla. L'hai scritta? Mm-hmm. Poi magari anche lui è un po' come Google che non ha funzionato in questi giorni. No, ma io ho 2 giorni che ho problemi con la linea, cosa che non mi è capitato. Ora, per esempio, sto volando e non riesco a posizionarmi per terra. Ma ti vediamo, il video lo vediamo a scatti, quindi proprio si vede che è un... Allora, guarda, prova. Ma voi siete entrati? A me non funzionano neanche quelli che c'erano prima, i swap point che c'erano prima, non li vedo.
Voi invece sì? No, guarda, facciamo così. Adesso magari, se hai voglia tu, di fare un piccolo video, perché secondo me lo fai quando non c'è tanta gente, è più veloce, e così lo fai vedere bene come sì. funziona questa cosa. Ma a voi sta funzionando, Sal? Tu riesci? No, a non vedo la anch'io situazione. Non vedo, ma non vedo granché. No, c'è no. qualcosa che non va, ma suggerisco. Sì, c'è qualcosa che non va, come... Forse è una scena troppo pesante, davvero. O forse ti sei dimenticato di spuntare qualcosa, adesso devi... Non lo so, non lo so. Ma io non vedo nessun posto dove sedere. No, Giovanna, Eva, avete i microfoni aperti su Hubs? Si sente? No, lei? Io ce l'ho chiuso. Io vedevo quello di Eva e il tuo, comunque va bene. Allora non li vedo neanch'io gli spawn point, ma non credo che ci sia stato un errore, forse è proprio un errore nel salvataggio, quel published che è comparso. Ah sì, quello 100% che hai fatto, secondo me devi rifarlo. Non ha salvato bene. Può darsi, sì, sì. Può darsi, va bene. Comunque, in realtà quello che avevo da dire è questo, è l'idea di inserire dei frame che possono permettere quindi sia l'inserimento di video, di immagini a parete ed eventualmente anche l'oggetto all'interno degli edifici, quindi delle scene che abbiamo. Sì, perfetto. Io volevo solo finire e chiudere dicendo Dimmi. Che a parte tutte le piccole difficoltà che abbiamo avuto stasera, che comunque è il bello della diretta, queste cose che stiamo vedendo, cioè il fatto di fare delle sedute o l'idea di mettere dei teleport fatti in questo modo qua, per quanto magari un pochino macchinosi possono sembrare, sono in realtà tutte delle cose, diciamo, che grasso che cola, no? Come si dice? Perché in cose del genere fatte in Altspace, che è il mondo virtuale, se volete, più ufficiale, gestito da Microsoft, che fa delle cose molto belle, no? Per molti versi, queste cose non le fa. Cioè, ad esempio, in Altspace non si riesce a sedersi, no? Probabilmente lo faranno, però nel frattempo adesso se uno vuole sedersi in Altspace deve muoversi in un posto lui, no? E anche posizionare delle foto, no? In Altspace è un massacro. Cioè, anche lì avrebbero potuto fare delle cose tipo il media frame. Quindi questi concetti che vi hanno fatto vedere Maria e Giovanna sono delle cose molto interessanti di Mozilla Hubs, che permettono di costruire degli ambienti relativamente interattivi, soprattutto il teleport, ad esempio, è una cosa interessante, cioè il fatto di poter fare un teleport tutto sommato abbastanza velocemente è bello, cioè è relativamente facile. Poi, una cosa che loro non vanno fatto vedere, ma che se per caso sviluppaste delle stanze, e volete modificarle in tempo reale, potete fare quel discorso che abbiamo accennato, cioè che potete tenere una finestra aperta con la stanza e una finestra su il browser. E in un altro tab potete tenere aperto Spoke. E man mano che pubblicate Spoke, potete andare nella stanza e fare il refresh della scena, no? E a quel punto lì si deve essere prendere un pochino la mano, però sostanzialmente si possono vedere le modifiche che fate a Spoke nel giro di pochi secondi, diciamo, a parte il tempo di upload che ci impiega magari un 10 secondi, insomma una cosa simile, però sono dei tempi che sono enormemente più semplici dell'equivalente che dovreste fare con in altri mondi virtuali come ad esempio Mozilla Hubs, cioè scusate, Altspace o Sansar, insomma questi mondi un po' complessi. Invece paradossalmente OpenSim è il mondo più semplice da questo punto di vista, perché per mettere delle cose dentro OpenSim basta rezzarle e tutti le vedono, no? Quindi OpenSim ha ancora un elemento di vantaggio
Ne ha parecchi, è un bel mondo. È un bel mondo. L'unico problema grosso di OpenSim, che lo dico ormai da almeno dal 2017, è che non si riesce a entrare in modo credibile, quantomeno, con la realtà virtuale. Quindi, questo è vero. OpenSim, cioè, dal punto di vista scolastico, ha diversi problemi. Uno, ha necessità di computer che reggano il programma, e il client. Non è cosa indifferente. Due, i ragazzi devono avere un avatar, se lo devono costruire in una piattaforma, e anche questo, quelli più piccoli, è una cosa difficile per quelli più piccoli. Questo invece, tu ci perdi un po' di tempo nella costruzione delle scene, se le vuoi fare articolate, però l'accesso è veramente semplice, ti semplifica la vita, perché dai un link ai ragazzi e in un secondo entrano, non hanno bisogno di account, non hanno bisogno di dati sensibili, non hanno bisogno di niente, non hai bisogno di un software da scaricare prima, è tutto diverso. Io non lo so, non lo vedo per i ragazzi delle scuole della primaria o della secondaria di primo grado, OpenSim, mentre questo sì, questo potrebbe avere una sua storia e potrebbe essere introdotto in maniera abbastanza facile. Allora, per rispondere a chi dice di essere in postazione sull'app, io direi di no, al limite, cioè non stasera quantomeno, le vediamo magari in qualche video, magari cerchiamo di farle. Tanto adesso questa in effetti è così avremmo finito di far vedere le cose minime, perché in realtà ci sono tante altre cosette che ci sono da dire su Mozilla Hubs da far vedere. Però per il compito, insomma, per quello che potete fare voi, la cosa più interessante è riuscire a mettere queste sedute, no? Queste sedute che sono dei punti di interesse, quindi voi potete fare in modo tale che la gente, poi cliccando su un waypoint, si metta ad esempio a guardare nel modo giusto un quadro, ad esempio, quindi potete fare una mostra fatta molto per bene, no? Cioè, quindi facendo in modo tale che le persone possano navigarla facilmente. Potete inserire questi media frame in modo tale che le persone possano mettere le loro cose. Giovanna voleva far vedere che la gente poteva mettere le proprie cose sopra il tavolo, no? Suppongo, cioè, o qualcosa del Sì, genere. puoi mettere degli oggetti. Pomeriggio abbiamo fatto la prova, tu puoi mettere dei tavoli e degli oggetti proprio 3D, perché gli hai dato la possibilità di inserire un frame 3D, mentre nelle pareti puoi mettere video, puoi Sì. mettere. Ha ragione Michello, sai che cosa ho combinato? Ho ridotto tutta la scena, quindi la casa, la baita, e l'ho ridotta di scala quando avrò lavorato con il maledettissimo pianoforte, e quindi tutto il resto è rimasto fuori. Ha ragione lui. Adesso che la sto guardando, è successo questo. Sì, Va bene, ragazzi, ma vabbè, perdonatemi. allora, Succede. per non dico punizione perché non c'è nulla Va di bene, male in per tutto ciò, punizione farò un fai video. un video dove fai vedere meglio quello che hai fatto Va vedere bene. adesso e magari anche un pochino più, cioè, invece che quest'ora di questo video durerà magari 20 minuti, un quarto d'ora, no? Va Che bene. è il tempo giusto per fare queste cose qua. Detto questo, visto che ormai è la fine, non so se sapete che domani sera ci incontriamo comunque ancora qui Ah, ecco, sì, dovevo dirlo anch'io. e dillo tu allora, No, vai. dillo tu, San. No, ma magari tu c'hai le informazioni più aggiornate. Sì, dovremmo incontrarci domani sera, partendo sempre dall'aula albero. Poi andremo a visitare il villaggio, che ha costruito Michelangelo, dove abbiamo sistemato, i nostri lavori. E alla fine c'è la pista di pattinaggio, verso sempre le 9 e un quarto più o meno. Sì. E invitiamo anche gli altri, Ci soprattutto vediamo chi ha fatto direttamente dei in lavori craft. Ci vediamo direttamente in craft o ci sarà il Zoom? direttamente in craft. Ci vediamo direttamente in craft e magari diciamo anche un po' quello che abbiamo iniziato anche a dire stasera e cerchiamo di accennare anche cosa vogliamo poi fare poi a gennaio, febbraio, marzo.
Bene. Adesso non so se ci sarà una registrazione, probabilmente sì. Va bene, quindi il nostro incontro prenatalizio. Possiamo provare a farlo, certo. Sì, perché Michele dice che non c'è. Nel frattempo niente, quindi per stasera direi che avete visto i tentativi che adesso verranno rifiniti, insomma, Giovanna, o anche da Maria se vuole rifare anche il pezzettino, ma comunque l'idea è di avere delle schedine molto semplici, cioè in modo tale che la gente magari invece di doversi vedere tutto il video, diciamo, si vede magari soltanto un capitolo dove spiega bene. E magari facciamo dei pezzettini, inserire il frame, come inserire... Esatto, una roba di 3, 4, 5 minuti al massimo, no? Sì, sì. Di Abs. E dopodiché direi che a questo punto, per questa stagione, sessione autunnale, e siamo praticamente, abbiamo quasi finito, anzi abbiamo finito. Continuiamo comunque su Facebook, se avete idee, progetti, eccetera, e ci sentiamo lì. Va bene, allora io interromperei la registrazione e arrivederci. Ciao.